Sono davanti al Battistero di San Giovanni a Firenze, una delle più antiche costruzioni sacre della città. È un superbo esemplare dell'architettura romanica in Toscana, a pianta ottagona, di marmo bianco della Lunigiana e verde di Prato. Esternamente troviamo murata una lastra di un sarcofago romano con una scena di un commerciante di vino. Tre porte si aprono in corrispondenza dei tre punti cardinali. La porta occidentale è chiusa dall'abside rettangolare detto Scarsella. La porta più antica è di Andrea Pisano, con 20 storie del Battista e 8 allegorie delle virtù. Trave la decollazione del Battista di Vincenzo Danti. Le altre due porte sono di Lorenzo Ghiberti, una con le storie del Nuovo Testamento con evangelisti e dottori della Chiesa, con l'architrave la predica del Battista dei Rustici. L'altra porta orientale, che Michelangelo definì degna del paradiso, mostra 10 dei quadri con le storie dell'Antico Testamento. Sull'architrave il battesimo di Gesù di Andrea Sansovino. La cupola interna del Battistero è splendidamente decorata con mosaici a fasce orizzontali, con lo strepitoso giudizio universale dove Satana sta sgranocchiando.